Cominciamo con chiederle, è stato raggiunto un accordo, una soluzione per trovare una sistemazione? Al tavolo qui in prefettura con tutti i comuni sono state trovate delle soluzioni, ovviamente di emergenza e temporanee, come abbiamo sempre detto, per gestire la situazione di questi giorni più freddi e con le temperature più rigide, e da lunedì mattina inizieranno appunto la divisione, diciamo, delle persone che sono al momento presenti al palazzetto di Sesto Fiorentino attraverso un accordo tra i vari comuni dell'area metropolitana, che ognuno si farà carico di gestire, come dicevo prima, in modo del tutto emergenziale e temporaneo, situazioni per alcuni di questi occupanti. Ogni comune si farà carico di una parte. Ovviamente non esiste una soluzione per tutti, e non esistono soluzioni stabili e durature che dal tavolo potevano venire fuori. In che strutture saranno collocate? Beh, ogni comune da questo punto di vista ha fatto il proprio lavoro, cioè ha individuato le proprie disponibilità, saranno comunque tutte strutture, come dicevo prima, temporanee e per gestire l'emergenza di questi giorni di freddo. Il problema maggiore evidentemente è il fatto che loro non vogliono essere divisi, però anche è difficile collocare 100 persone tutte insieme. No, questo è del tutto impossibile. Ovviamente lì all'interno del palazzetto dello sport, l'abbiamo detto fin dall'inizio, era una soluzione temporanea che non consente di andare oltre, diciamo, anche nella gestione della possibilità di stare insieme, e non esistono per nessun comune, per nessuna istituzione la possibilità di accogliere e gestire l'intero, diciamo, gruppo di persone che al momento sono al palazzetto dello sport, quindi dovranno per forza di cose essere proposte, come saranno da lunedì mattina, soluzioni di divisione tra i vari comuni.